l'OPCUA server sempre, è quella dedicata alla gestione dei certificati di X509, che con l'utilizzo di due chiavi, una pubblica e una privata, sia per il client che per il server, tramite queste chiavi, diciamo, avviene la criptazione e la decriptazione dei messaggi che vengono, dei pacchetti che vengono scambiati tra i due. Quindi i due all'inizio si scambiano solamente le chiavi pubbliche, mentre le due private rimangono residenti sui rispettivi dispositivi, e chi intercetta ad esempio i pacchetti che passano insieme alla chiave pubblica, non avendo quella privata, che abbiamo detto rimane residente sui dispositivi, non è in grado di interpretare il contenuto del pacchetto stesso, quindi non è in grado di andare a decriptare quello che c'è scritto dentro al messaggio. Quindi possiamo scegliere se usare, vedete, non usarlo tramite la spunta non, diciamo altamente sconsigliato su reti pubbliche chiaramente, mentre in reti locali può avere il suo senso.